Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi giocheremo Reinhardt. Ok, siamo in una partita già iniziata, quindi non ho tempo di stare qui a leggervi le abilità, lo faremo nella prossima partita. Spero che non le abbiano cambiate rispetto all'Overwatch 1, perché Reinhardt era uno dei personaggi che usavo. Non penso le abbiano cambiate, sinceramente. Quindi, andiamo subito nel vivo dell'azione. Pigliati questo. Vabbè, grabba. Eh sì? Dillo al mio scudo, va? Quanto sei forte. Ciao, Echo. Ottimo. Barriera alzata. E si va subito nel vivo, ragazzi. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo state credendo, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Reinhardt come campione. E ho fatto una cavolata qui io. Perfetto. Di Reinhardt come campione, dandomi anche degli suggerimenti, se vi va, su come usarlo al meglio. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Qui siamo nel vivo dell'azione, quindi bisogna stare molto attenti. Abbiamo parato il grab di Poso, di Rodog. E sto provando questo Reinhardt in Overwatch 2 per la prima volta. Ok, tocca mettere un po' di scudo qua, Però no, fatemi attaccare da dietro, per favore. Quelli dietro ammazzateli voi. Ok. Eh sì, sei inarrestabile. Vai, talmente inarrestabile che mo muori. Per Reinhardt è uno dei campioni più facili da usare in assoluto, Raga, dietro, state attenti, Ho annullato la ulti di coso con lo scudo? Nel mezzogiorno di fuoco? Dietro di lui. È infame. Ottimo. È certo che stiamo recuperando. Ottimo così. Facciamo ricaricare un po' lo scudo. Si parte, via. Devo ricaricare un po' lo scudo, ragazzi, Non ho più scudo. E niente, sono morto. Comunque serie di 8 uccisioni, non male. E gli ho sbagliato a buttarmi in mezzo a tutti, là. Vabbè, qua è stata ha pure ultato Kiriko, Ha pure ultato Kiriko. Beh, 6.000 danni parati. Direi niente male. Via. Basta con questa ultimate. Olè. Sì, ulta. Ho rotto due ultimate in questa partita. Tiriamo un po' di martellate in giro a caso. Speriamo di colpire qualcuno. Teniamoci la ultimate, forza, robot. Vai, tiramolo giù.
Buono. Mezzogiorno di fuoco. Eccolo che arriva. Ok, ho ucciso solo una persona. Dai raga, tiratelo giù questo. Ole. 3 di 5, buono. Dai raga, portiamolo. Ottimo. Ok, vado un attimo nelle retrovie. Ok, giù raggiungo il scudo. Buono. Via. Buono. Stavo per mettere lo scudo qua. Ah, peccato. Ok, buono, abbiamo ucciso tutti. Grande, grandissima. Ho tirato quella martellata che ha tolto tipo un quarto di vita a tutte e due. Boom, prima di morire. È arrivata poi Mei, quel campione che odio. Oh dai raga, sono entrato in questa partita. Stavano perdendo e grazie a me, tac, siamo riusciti a vincere. Mi meriterei l'azione del game, ma so che non sarà mia, infatti, è di Mei. Vai, vediamo come l'ha fatta. Guardalo lì, guardalo lì. Reinhardt che smartella tutti in giro. Minchia, sta me è comunque un cecchino. Guardala. Fighissima. Continua a sbloccare missioni che non mi interessano, ma andiamo subito in una nuova partita. Ed eccoci di nuovo qui con una bella partita con il nostro Reinhardt. Vai. Mettiamoci la skin di Overwatch 2. Guardalo qua, fiero col barbone. Sembra proprio una sorta di Babbo Natale... un po' splash, un po'. Ha fatto un po' a botte con qualcuno questo Babbo Natale. Comunque, leggiamo le abilità, sono molto corte in realtà. Devastante arma da mischia, la martellata. La ultra abbatte tutti i nemici davanti a te. È uno stun gigante molto molto forte. La maiuscola, il tasto maiuscolo è la carica in avanti schiacciando i nemici contro il muro. Anche questa è forte. Se prendete uno squishy, in Overwatch 1 lo one shottavate. Non so se sia così anche in Overwatch 2. Il dardo di fuoco scaglia un'onda di fuoco infuocata. Un'onda d'urto infuocata che in Overwatch 1 attraversava anche tutti gli scudi, non so se anche qui sia la stessa cosa. E la barriera, tieni premuto il tasto destro per attivare una barriera energetica frontale. Nessuna passiva diversa dalla classica passiva che hanno tutti i tank, ovvero la ricarica della ultra attraverso le cure e i danni subiti è ridotta e riduce anche l'impatto delle spinte subite. E quindi andiamoci. Pronti? Allora, preparati ad attaccare. Andiamo. Andiamo, andiamo. Dietro di me, compagni! Iniziamo a mitigare un po' di danni dai nemici. Portiamoci avanti, buono. Il muro di ghiaccio mi permette di ricaricare un po' di scudo. E a questo punto si va. Oh! Ah! Il giavellotto toglie la carica, ok. Questa cosa non la sapevo, se l'avessi saputa durante il video di Orisa l'avrei usata. Anche se mi sembra che durante il video di Orisa non ho mai trovato un Reinhardt contro. O forse solo per breve tempo. Sfida che non posso affrontare. E in ogni caso non penso di aver subito molte cariche da parte sua. Quindi boh, un po' difficile da trovare quell'interazione. Dai, che merda! E niente. Raga, venite sul punto. E di nuovo quel cacchio di... Buono. Ok, non ho fatto praticamente niente a livello di eliminazione in questa fase. Però ho tankato, questa era quella che conta. Grandi, grandi team, sta facendo tutto il mio team. Anche se ho mitigato praticamente 2000 danni di loro. Niente male. Buono. Dai.
Giocare Reinhardt contro Orisa e Mei è davvero fastidioso. Capito? Ora devo ricaricare un po' la barriera, ragazzi. Dovete fare un po' da soli voi. Ok, lei ora non ha però. Ole! Ho insertato. Appunto, lei non aveva il giavellotto, sono partito subito. Dai, speravo di essere. Di avere un po' più di tempismo. Ma il carro lo sta portando qualcuno, sì. In due sul carro, ne basta uno, eh. Aspettiamo qui dietro. Non ha senso andargli a sprecare tutto il nostro scudo. Ok. Questo ha sprecato. Dai. Marisa, senza gente che ti cura, si è fregata, eh. Infatti. Buono, avete visto lì la ultimate? Servita alla grande. Se non sbaglio ha counterato anche la ultimate di Marisa, oppure stava usando solamente la E. Ecco, se dico Marisa non Orisa, sapete che è Orisa, eh. Via, 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 via contro Moira, no. Contro Moira con la ultimate attiva, no. Contro Moira normale, sì. Ma da un po' di danno qua, eh. Un po' di danno. Bravi. Ottimo. Beh, l'abbiamo portato, raga. Finita. Qualcuno qui ci sta provando, ma è andata. E niente, tu hai cambiato tank troppo tardi. Reinhardt è ancora uno dei più forti, comunque. Reinhardt è ancora uno dei tank più forti. Poco da fare. Cioè, vuoi gente che riesce ad andare da dietro? Fuck you, Mei. Worst fucking hero. Sono d'accordo con lui. Mei è davvero stupido come champion. Come eroe. Abbiamo... Ok. Il cecchino. Minchia, il cecchino, ragazze. Vabbè, con il wall luck, effettivamente. Ok, dai. Ottima partita anche questa con il nostro bel Reinhardt. E buttiamoci subito nell'ultima partita di questo video. Partita trovata. E andiamo con Reinhardt di nuovo. Allora, questo modello qua di Overwatch 2 è molto carino. Prendiamoci Griffard. Che figo questo. È muschioso. Figo, 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 mi piace questa skin. Non ricordavo nemmeno di averla, non so nemmeno se l'ho mai usata quando giocavo in Overwatch 1. Bello comunque. E non posso usare ovviamente il corpo a corpo con Reinhardt. Bam! Ma che arriva? Nada. Nulla abilità, ma la mente. Ci stai provando Moira, ci stai provando, ma... Niente da fare. What the? 3, 2, no, di poco. Ma stava entrando quella. Vabbè. Tocca andare, raga, tocca andare. Spostatemi un secondo, arriva Reinhardt. Sopra online. Volete andare qui sopra? Aia! Minchia,
C'era Marisa che è andata dietro a tutti. Perché ha preso il posto, loro l'hanno preso ovviamente. Non so perché siano voluti immischiare in questa zona qua con Marisa che è impossibile da tirar giù. Forza ragazzi, cioè picchiamola. Se la picchiamo muore, vorrei dirvi questa cosa, no? Se i nostri danni facessero danno, lei morisse. Capito? Che Moira ha fatto più danni di tutti. Forza danni. Fate qualcosa, mi sa che non riusciremo a fare il video perfetto con 3 partite su 3 vinte. Mi sa che questa si perde, eh. Mi sa che questa così a naso si perde. Fuori cure, grazie. E continuo a spammare qui. Ok, devo andare da loro però. Non ha senso che io tank stia qui dietro. No, dai, ma è già morta. Vabbè. Eccolo che arriva. Niente. Ci ho provato. Devo andarmene subito da lì. Va bene. Però adesso siamo riusciti comunque a prendere un po' il punto. Ahia, che botte. Ah, sono già morti tutti di nuovo i miei. Niente. Non riesco a resistere nemmeno mezzo secondo se non c'è il team, giustamente. Speravo di trovarla qualcuno, invece è zero. Arrivo, arrivo, arrivo. Raga, Marisa va tirata giù. Ok, una volta tirata giù Marisa possiamo andare avanti. Ah, ultatore, Zenyatta. Ecco perché non moriva. Sembrava strano. Solitamente Zenyatta con 2 o 3 martellate muore. Se ovviamente in ulti no. Poi vabbè, mi sono beccato un headshot incredibile da parte di Hanzo. Io non mi toglierò mai dalla testa che tutti gli headshot di Hanzo siano culo. Guardate che danno che fa lo scudo. Primo round perso ovviamente. Abbiamo i danni che non fanno danno qui, signori. Cioè, voglio dire. Boh. No, ok, si sono ripresi un po'. Si sono ripresi un po'. Il fatto che Moira sia top damage del team fa capire molto. Io ho mitigato 6.000 danni. Insomma, 6.000 danni mitigati. Quindi ho svegliato il porco cane. Ho mitigato 6.000 fucking danni. Ce la fai, Alfredi? Ah, quasi. Ti serve un po' più di forza, eh. Ti darò un aiutino. Vai, te la spona. Boom, un po' più di forza. Vedi? Quasi arrivata. Vai. Ole, fatto. Andiamo, andiamo, andiamo. Ho già perso metà vita. Heal. Raga, questa che viene qui deve essere uccisa, ok? Lo capite? Questa qui deve essere uccisa. Non può ucciderci lei. Cioè, capite che se il tank loro si butta nel nostro team dovete ammazzarla? Non è lei che ci deve uccidere? Forse però è troppo difficile da capire questa cosa. Ma sono morti tutti. Ma sono morti tutti. Aspettiamo. Perché vogliono passare sempre da qua? Boh. Cioè passate di qua e vi buttano giù, eh. Marisa vi butta giù qui. Non per dire, ma Marisa vi butta giù easy. Eh no, che non reggerà la mia barriera. Niente, come vi ho detto, Marisa butta giù tutti qui. Non so perché vogliono passare da lì. Sono proprio stupidi i nostri compagni. Cioè, boh, vogliono continuamente passare da lì quando Marisa con una spell butta giù tutti.
Oh, fuori uno. Ho provato a far calare il martello, ma sono morto istante. Deve essere un tank, eh. Per farvi capire la differenza tra i loro danni e i nostri. Abbiamo Marisa, sta facendo dei danni che non stanno entrando in terra. Ma anche quando l'ho usato io nel mio video, se vi ricordate, ero il top damage del team. Mi sa che Marisa è leggermente forte. Leggermente, eh. Buono, buono, abbiamo preso il punto. Anche perché poi tanca un casino. Cioè è proprio forte anche a tankare. Ah, lei ora ha due cariche. Ok. Ma un po' di cure qui? Niente, guarda, guarda quel tipo che va giù. Invece Lucio torna su, incredibile Lucio. Solo tu proprio. Niente, ci ho provato qua. Però la combo di danno che fa Orisa e chi sono gli altri che fanno così tanto danno? Anzo, soldato, tutti insieme mi focussano sempre in questa partita e prendo davvero il cazzo. Siamo in testa. Niente. Guarda che danni. Oh raga. E niente, avevo Anzo che mi sparava da dietro. Marisa da davanti, soldato dal lato. E Genji. Così per non farci mancare nulla. No, loro hanno dei danni assurdi. E riescono a buttarli sempre nella maniera giusta. Noi abbiamo un team che non riesce a fare molto. Gente che non si ostina ad andare da lì. Quando è palese che Orisa lì sia avvantaggiata. Guarda, guardala. Guardala. Boh. Cioè non duro niente. Contro questo team non duro niente. Ho mitigato 10.500 danni. Cioè praticamente è come se avessi annullato entrambi loro damage dealer praticamente. È come se li avessi annullati. Ho mitigato 10.000 danni. Ma è andata. Persa comunque. Vabbè, Marisa è potentissima. Specialmente se supportata bene dal proprio team. Io contravo della gente che faceva dei danni assurdi. Ovviamente sono migliore la partita Orisa. Per me questo qui è tipo main assurdo. Qua cosa vi dicevo? Perché andare lì che tanto Orisa ci fa fuori tutti? Ah, poi si è messa addirittura a ultare. Vabbè raga. OP sta Marisa. OP. Bene, comunque, anche questo video finisce qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere anche i vostri suggerimenti per come usare meglio Reinhardt e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!